Bentrovato Pierluigi Orio, siamo alla vigilia dell'ennesimo, adesso ci dirai quale numero è, della stagione teatrale. Dico stagione perché tu qualche anno fa io parlai di rassegna e tu mi dicesti è la stagione teatrale. Noi ci teniamo a dire che la stagione teatrale del Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli, che è tra i maggiori teatri, diciamo, della zona, non mi sbaglio, se non è il maggiore. Buongiorno, buonasera, salve a tutti. Grazie Sergio, anzitutto grazie per questo, per avermi accolto nel tuo spazio. Sei padrone. Ma ci mancherebbe altro, ti ringrazio tanto. Sì, stagione teatrale, è la settima stagione, insomma, perché in effetti è una rassegna di spettacoli, si può chiamare rassegna, si può chiamare cartellone, si può chiamare in tanti modi. Stagione teatrale è il termine canonico che dà anche una certa, vorrei dire, importanza al teatro, e quindi la stagione teatrale di Filippo di Agropoli, è vero, è diventato un appuntamento importante, devo dire non solo nella regione Campania, perché poi poco tempo fa, insomma, quando sono diventato direttore artistico del teatro e quindi delle attività dello spettacolo dal vivo che si faranno all'interno del teatro, molti amici, direttori dei teatri, dei più importanti teatri d'Italia, insomma, mi viene in mente il direttore del Teatro Manzoni di Milano, per esempio, il Politeama Genovese, Venezia, Torino, vabbè, insomma, mi hanno chiamato, insomma, per dirmi: ah, ma ad Agropoli avete fatto sempre belle cose, adesso continuerete a fare belle cose, speriamo, dico, me lo auguro, certo l'impegno c'è ed è veramente tanto, ma d'altronde io sono felicissimo di farlo per la mia città, quindi va certo. Benissimo. E Luigi, però noi, diciamo, prima di entrare nel merito della rassegna, facciamo un po' aspettare i nostri spettatori. No? Noi ti vediamo qui in giro, magari anche in pubblico. Rispetto alle tue mise, la tua, come ti vesti, come il tuo look, stai facendo probabilmente un lavoro. E questo rispecchia il tuo essere anche, diciamo, nella vita quotidiana, cioè se è un look vuol dire che stai portando al teatro un certo tipo di spettacolo o di lavoro. In questo momento, con questo look, che lavoro stai facendo? Beh, interessante questa domanda. In realtà è un look abbastanza informale, sebbene io abbia la cravatta. No, è un... Ti ringrazio molto perché io dico sempre a tutte le persone che vengono a teatro, e quindi poi capiremo che tipo di lavoro, diciamo, lavoro, se così possiamo chiamarlo, sto facendo. Dico sempre a tutte le persone che vengono a teatro di venire un po' prima di quello che hanno preventivato quando c'è lo spettacolo. Perché? Perché il teatro è un momento di socialità importantissimo. Direi forse è rimasto l'unico. Prima ci si incontrava molto nelle piazze, ci si incontrava a messa, si andava... Adesso queste cose stanno diventando sempre, questi appuntamenti diventano sempre meno frequenti, e quindi il teatro diventa uno degli ultimi baluardi della socialità. Quando poi si va a teatro, no, si va a teatro come magari come se fosse un giorno di festa. Ecco, io l'ho immaginato sempre come un giorno di festa, lo spettacolo di teatro. È una festa, il teatro si fa con il sorriso, con il piacere di andare a teatro e di farlo, per chi ovviamente lo fa da questo lato, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista artistico. E quindi, essendo un giorno di festa, io mi auguro sempre che le persone che vengano a teatro vengano ben vestite, vengano... Però io volevo farti un altro... Che lavoro stai facendo in questo momento? Sto facendo il direttore del teatro? Va bene, sì, diciamo così. Quali scenari stai... Sto provando a... allora, abbiamo visto, poi adesso vedremo la stagione. È chiaro che l'impronta che vorrei dare definitivamente al teatro, perché abbiamo già cominciato 8 anni fa, perché da quando abbiamo cominciato sono passati 8 anni, e un anno purtroppo l'abbiamo perso di netto, noi dello spettacolo dal vivo, del teatro in particolare, per via della pandemia, che però sembra, insomma, essere superata. Ecco. Il lavoro che sto facendo è un lavoro di gentilezza, ecco, vorrei dirlo così. Vorrei provare a mettere su una serie di appuntamenti, non solo da un punto di vista teatrale, ma anche da un punto di vista musicale. E per quanto riguarda il teatro, non solo questa stagione, che è una stagione certamente molto pop, ecco, definirei una stagione certamente popolare, giusta per il nostro territorio, ma
vicino a questa stagione ho intenzione, per esempio, di avvicinare i giovani al teatro, quello che oggi per esempio non abbiamo tanto, con delle proposte che vadano più verso quella direzione e quindi avremo delle sorprese. Ecco, un lavoro comunque di gentilezza e di sorriso, a prescindere dalla cravatta che voi vedete, perché quello che è interessante oggi, secondo me, per chi ha la fortuna di avere una struttura come un teatro, insomma in una città di 23.000 abitanti, che certamente saranno circa 30.000 per via di tutte le persone che lavorano ad Agropoli, ma che poi diventano addirittura 50 e forse 60.000 nel periodo estivo, beh, è una gran fortuna sicuramente avere un teatro, avere un punto di ritrovo sociale, non solo per assistere a spettacoli dal vivo, ma proprio per frequentarlo. Tanto è vero che abbiamo subito messo in campo attività per i più piccoli, per esempio, dei corsi di dizione, di recitazione, dei laboratori teatrali per i bambini, per i ragazzi. Adesso cominciamo la leva teatrale, per esempio, che è per gli adulti però. Quindi tutte le persone da 18 anni fino a 80 anni che hanno intenzione di cimentarsi con il teatro, con lo spettacolo dal vivo, possono venire, facciamo delle audizioni. La leva permette poi di fare un corso di perfezionamento gratuito proprio su un testo che poi verrà messo in scena, e questo è tutto gratuito, per esempio. Insomma, sono tanti lavori, non è uno solo, ecco. E noi entriamo invece nell'ambito della stagione teatrale che si apre, devo dire, alla grandissima con Bucci Rosso. Sì, Carlo Bucci Rosso oggi è diventato ormai proprio un lo è già da parecchio, devo dire, però adesso è veramente un beniamino del pubblico di tutta Italia. Voi pensate che dovunque vada Bucci Rosso ha dei successi enormi, a prescindere dalla sua bravura di attore, ma anche evidentemente dalla sua bravura di autore teatrale e di regista, perché gli spettacoli sono scritti, diretti e interpretati da Carlo Bucci Rosso, e quindi ci aspettiamo un altro grande successo mercoledì per questo suo nuovo spettacolo. Mercoledì 23. C'è qualcosa che noi dobbiamo dire. Sì. Mercoledì 23 si riapre dopo il grande restauro nello stadio Guariglia, e l'Agropoli gioca in Coppa Italia. Avevano piazzato la partita alle 20:30. Abbiamo dovuto sudare le proprie belle 7 camicie per far cambiare l'orario, perché non poteva esserci la partita all'orario di Bucci Rosso. Anche questa è l'importanza di un evento come Bucci Rosso, mi sbaglio? Certamente. No, ma soprattutto questo poi vuol dire che c'è sinergia tra chi lavora per la città, perché è evidente. Mi ricordo tempo fa successe una cosa simile con una partita di basket, con l'Agropoli Basket, che era impegnata in una partita molto importante, e quindi non fu possibile spostare l'orario della partita di basket, e insomma mi adoperai per spostare leggermente l'orario del nostro spettacolo, l'inizio dell'orario dello spettacolo. Ma è giusto che sia così, è normale che sia così, perché poi insomma, avere eventi in concomitanza, soprattutto quando si tratta di eventi spettacolari, adesso sia che si tratti di sport che si tratti di spettacolo, dal vivo, di teatro, sono eventi spettacolari, e dunque è giusto, ecco, adoperarsi affinché non accadano queste cose. Gli abbonamenti come vanno e come deve fare la gente a venire ad abbonarsi? Grazie, gli abbonamenti vanno bene, siamo in linea con gli anni scorsi, ringraziando il Dio. Questo vuol dire che abbiamo seminato e che abbiamo adesso uno zoccolo duro, ecco, il famoso zoccolo duro di abbonati che ci seguono le nostre attività. È possibile abbonarsi ancora fino al 23, fino al giorno del primo spettacolo, a teatro. Il botteghino del teatro è aperto il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19, ma in questi giorni stiamo facendo diciamo anche un po' di straordinari, nel senso che molto spesso troverete qualcuno, troverete anche me, perché io sono sono convinto che chi si occupi della direzione di un teatro debba saper fare tutto nel teatro. A me, no, lo dico senza con una certa tranquillità, a me è capitato anche di spazzare il palcoscenico, per esempio, quando ho trovato una situazione che non mi piaceva prima di uno spettacolo. Dunque è probabile, insomma, che mi troviate dietro al botteghino, ecco. Quindi la gente viene al botteghino, ma si può fare anche telefonicamente? No, l'abbonamento si deve stipulare necessariamente al botteghino del teatro.
Quello che invece è possibile fare online è l'acquisto dei biglietti per i singoli spettacoli. Infatti già è attiva da martedì questa opzione, questa nuova opzione, questo nuovo servizio praticamente che abbiamo voluto mettere in campo quest'anno, e devo ringraziare per questo anche il Teatro Pubblico Campano, perché ci dà la possibilità, insomma, di poter estendere i servizi almeno per quanto riguarda la vendita. E dunque non c'è solo la vendita fisica, ma c'è anche la vendita online. Quindi basta andare sul sito, sul nostro sito, che è www.cineteatroeduardo.it, andare su acquista online, e quindi si viene portati sul sito di Viva Ticket, che, insomma, sul quale si troveranno tutti gli spettacoli da poter acquistare. Si possono già acquistare tutti gli spettacoli, ci sono già attive le piante fino all'ultimo spettacolo, che è quello del 28 marzo con Silvio Orlando. Ecco, Bucci Rosso apre, sì. Però io vedo che già il 1° dicembre c'è già il secondo spettacolo. Sì, ed è un grande spettacolo, uno spettacolo di Maurizio De Giovanni che si chiama Mettici la mano, con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra. È uno spettacolo che di fatto è una costola del commissario Ricciardi. Il commissario Ricciardi, che abbiamo visto, il grande successo della RAI che abbiamo visto appunto in televisione. È una costola del commissario Ricciardi perché è una storia che appartiene a questi tre personaggi, soprattutto il brigadiere Maione, che è Antonio Milo, e Bambenella, che è Adriano Falivene, i quali si ritrovano dopo 10 anni dai fatti che avvengono del commissario Ricciardi. Nel 1943 si ritrovano in un rifugio. 1943, Seconda Guerra Mondiale, le bombe che hanno colpito anche Napoli. E dunque lì succederanno delle storie che ovviamente non vi svelerò. Giovanni, questa qui, quindi... Sì. Poi subito un'altra, il 15 dicembre, sì. Quindi a Raffica. A Raffica, sì. Quest'anno ne è approfittato però perché... Non c'è l'Italia dei mondiali. Insomma, abbiamo messo subito. è una giusta osservazione. D'altronde noi, quando facciamo i calendari, proviamo a stare attenti alle partite, insomma, di vario genere. Certo, è molto difficile perché dovremmo provare a evitare alcuni giorni, ma poi qualche volta capita e quindi non abbiamo nulla da fare. Io credo che gli amanti del teatro vadano al teatro e se ne fregano della partita. Sono d'accordo. Un anno, mi ricordo, c'era Biagio Izzo, c'era uno spettacolo di Biagio Izzo e c'era il Napoli che giocava col Real Madrid in una Champions League, però avevamo il teatro strapieno, quindi insomma è così. Poi c'è un mesetto di pausa e si riprende alla grande il 15 gennaio con Sal da Vinci, che è... 15 gennaio riprendiamo con Maurizio Casagrande. E poi il 15 febbraio con Sal da Vinci, l'11 gennaio, no, ma figurati, però riprendiamo alla grande comunque. Noi lasciamo un mese normalmente per la programmazione che l'ente, il comune di Agropoli nel caso specifico, ha intenzione appunto di programmare durante il periodo natalizio e di Capodanno, anche perché durante quel periodo poi ci sono le uscite del cinema. Noi sappiamo che il cinema ha, insomma, a livello, su scala mondiale, ecco, e quindi anche in Italia, delle difficoltà. Tant'è vero che proprio anche il ministro Sangiorgi, una delle prime cose, anzi credo proprio la prima cosa che abbia detto è stata: noi proveremo ad aiutare, ecco, il movimento cinematografico, il cinema. Speriamo, insomma, è molto difficile, però ecco, dobbiamo fare di tutto per provare a dare nuova linfa, ecco, alle sale cinematografiche. Durante il periodo natalizio, come sai benissimo, escono dei film, diciamo, che potremmo definire di cassetta o che comunque possono fare degli incassi, e dunque lasciamo campo libero, quindi normalmente finiamo intorno al 15 di dicembre per riprendere intorno al 15 di gennaio, proprio un mese intero. Ecco. Quindi Casagrande il 15 di gennaio, quindi il 15 febbraio Sal da Vinci. Sì, Sal da Vinci con un musical meraviglioso, sarà uno spettacolo. Poi gli allestimenti di Sal sono sempre molto grandi, sono sempre molto pomposi, io lo ringrazio moltissimo, lui viene sempre da noi, sebbene noi non potremmo permettercelo, lo dico proprio perché sono spettacoli molto costosi, che hanno, però ecco, lo ringrazio particolarmente, perché avere una proposta di questo genere all'interno di un cartellone certamente lo valorizza.
Certo, poi Riveccio, che finalmente Gino, devo dire. Gino Riveccio, finalmente Gino Riveccio, sì, Gino. Non è mai venuto qua. No. Gino, ci siamo trovati con Gino Riveccio a parlare di questo suo nuovo spettacolo. Anche questo è uno spettacolo musicale, perché Rimettetevi comodi parte da Mettetevi comodi, uno spettacolo molto fortunato che lui fece per una stagione intera al Teatro Augusteo a Napoli, e in questa nuova in questo nuovo allestimento Rimettetevi comodi c'ha la Minale Big Band, che è una, appunto, una big band, quindi uno spettacolo anche musicale molto divertente, ovviamente, da un lato, e anche molto bello e piacevole dall'altro. E poi venerdì 24 febbraio Daniele Russo e Sergio Del Prete. Questo è uno spettacolo al quale tengo moltissimo, perché... Poco conosciuto però. Pochissimo conosciuto. Daniele Russo è il direttore del Teatro Bellini di Napoli ed è uno degli attori giovani, è un po' più giovane di me, più di successo in questo momento. Daniele, l'anno scorso con questo spettacolo Daniele Russo ha vinto il premio Le Maschere per il teatro, premio Le Maschere per il teatro 2021 per l'interpretazione di Jennifer, proprio in questo spettacolo, e insomma è uno spettacolo al quale tengo molto, perché mi è capitato già due volte di prendere spettacoli di testi di Annibale Ruccello. Il primo, che è un drammaturgo napoletano di Castellammare, che però è scomparso molto presto, molto giovane, per via di un incidente stradale, proprio durante una tournée. Ma Annibale Ruccello aveva già lasciato tanto, ecco, del suo repertorio, chissà quanto ancora avrebbe potuto. È comunque già molto rappresentato. Per esempio, noi vi ricorderete, nella prima stagione teatrale, dopo l'inaugurazione con Non ti pago, della compagnia di Luca De Filippo, che era, insomma, un omaggio doveroso a Edoardo, per via del fatto che il nostro teatro è intitolato Edoardo. Il secondo spettacolo fu Notturno di Donna con ospiti, con Giuliana Desio, che era un testo di Annibale Ruccello, che a distanza di tempo, c'ho ancora molte persone che mi dicono com'era bello quello spettacolo, è stato uno dei spettacoli più belli che abbia visto. Poi abbiamo ospitato ancora spettacoli di Annibale Ruccello, e quest'anno, appunto, c'è Jennifer, Le Cinque Rose di Jennifer, con Daniele Russo e Sergio Del Prete. Ma poi terminiamo con un altro premio Le Maschere per il teatro, perché gli ultimi due spettacoli sono, gli attori degli ultimi due spettacoli sono gli ultimi due vincitori del premio Le Maschere per il teatro. Del 2021 Daniele Russo, nel 2022 Orlando. Silvio Orlando, che sta avendo con questo spettacolo un successo veramente incredibile, anche questo musicale, perché anche qui c'è una band, ecco. Proprio Luigi, giusto una divagazione. Sì. Silvio Orlando è un attore strepitoso, eccezionale, sì, a tutti i livelli, però diciamo se ne è parlato molto di lui quando ha fatto il Papa Giovane, sì, è vero o no? Sì. Quella serie su Sky l'ha fatta in maniera eccezionale. Perché è una doppia interpretazione dell'ironico, del comico, ma anche del sociale. Perché secondo te uno come Silvio Orlando deve aspettare una produzione come quella per salire alla ribalta delle cronache, dove già c'era, però ora ha intensificato la sua presenza? Beh, nella vita di un attore ci sono dei momenti anche di fortuna, oserei dire. È evidente che Orlando, che è un attore, insomma, dalla bravura enorme, specchiata, insomma, non penso si possa dire diversamente, ha avuto quel momento di grandissima popolarità, sebbene Orlando fosse già un attore molto popolare. Lì ovviamente ha avuto una specie di consacrazione. Se non lo sceglievano per quella serie, se non era... Lì ha avuto... non lo sceglievano. Lì ha avuto una specie di consacrazione, ecco, diciamo, certamente ha avuto una sorta di consacrazione, ma insomma Orlando è uno che è molto apprezzato, non solo dal cinema italiano, ma insomma dal cinema mondiale. Orlando è David di Donatello, un'altra volta. Però lui ci tiene sempre a dire che è un attore di teatro. Lui ci tiene sempre a dire, dice, io sono un attore di teatro, io vengo dal teatro, lo dice sempre, sempre una continuazione, lui è proprio l'attore teatrale per eccellenza. Io mi ricordo, vidi, se posso, vidi uno spettacolo molti anni fa, era Questi fantasmi di Edoardo De Filippo con Silvio Orlando protagonista, era perfetto.
perfetto, di una bravura confermata sempre negli anni, ma era proprio perfetto, di una bravura veramente, una bellissima compagnia oltretutto, lo vidi, mi ricordo... Commedia difficile quella lì, eh? Commedia difficile, ma molto interessante. A proposito di questa commedia, dopo se abbiamo tempo ti racconto una cosa che probabilmente succederà, diciamo. Ma è a latere della stagione teatrale, quindi magari allora, finiamo il discorso. C'è Biagio Izzo pure, sì, fuori stagione? C'è Biagio Izzo fuori abbonamento, sì, c'è Biagio Izzo fuori abbonamento, perché Biagio ormai, oltre ad essere un campione di comicità, è anche proprio, quindi campione di comicità, campione di botteghino, Biagio Izzo è tra, mo ci vuole, gli attori italiani più apprezzati in assoluto in questo momento. Io spero che qualcuno di voi ricordi la sua interpretazione nel film I Fratelli De Filippo, che è andato in onda anche sulla Rai, l'interpretazione di Vincenzo Scarpetta, che era il fratellastro maggiore dei tre De Filippo. Biagio Izzo lì dimostra veramente quanto è bravo. Ecco, noi spesso, però spesso siamo portati a... non vorrei dire denigrare, però a trattare, diciamo, un po' semplicisticamente. Della smorfia, alco, non, non... È perché viene da attori, viene da, insomma, questi attori che comunque hanno un passato squisitamente napoletano, ecco, direi. No? In Italia, in generale, sempre, diciamo, sono visti sempre un po' come, vabbè, quello è l'attore napoletano, l'attore... Ma stiamo scherzando, gli attori napoletani hanno a prescindere dalla famosa marcia in più della quale si è parlato, ma io vorrei ricordare che non solo a livello drammaturgico, ma anche a livello attoriale, Napoli, e parliamo anche solo dell'ultima storia che abbiamo, insomma, dall'unità d'Italia, ma senza nessuna ombra di dubbio. Lo stesso Edoardo Scarpetta, che oggi no, si sta riparlando di Edoardo Scarpetta, io ho avuto la fortuna, la grandissima fortuna, di recitare Scarpetta insieme con i De Filippo, insieme con i figli evidentemente di Edoardo e con Luigi De Filippo, il figlio di Peppino. Anche con Giuffrè. Con i Giuffrè, con Carlo Giuffrè, con Aldo Giuffrè, insomma, che erano custodi appunto poi di una certa tradizione, di un patrimonio enorme. Ho avuto la fortuna di recitare Scarpetta, ma Scarpetta, Edoardo Scarpetta è stato tra, a parte gli attori più bravi, più talentuosi, ma poi era un intellettuale. Edoardo Scarpetta era un grande intellettuale. Scarpetta prendeva le commedie francesi, tedesche, le traduceva e poi le portava in napoletano. Cioè, voi pensate che opera titanica, provateci voi a prendere una commedia di, che ne so, di Ibsen, dico per dire, portarla in napoletano, tradurla in napoletano e fare quello che ha fatto Scarpetta. Pirandello si ispirava un po'. Lo stesso, ma certamente, Pirandello era un novelliere, non aveva mai scritto per il teatro. Pirandello comincia a scrivere per il teatro perché, insomma, qualcuno dice, perché si innamorò di questa attrice, Marta Abba, e quindi cominciò a scrivere per il teatro e quindi alcune delle sue novelle diventarono poi testi teatrali, ma per esempio Pirandello era molto attratto dai tre De Filippo ed era soprattutto molto attratto dalla bravura di Peppino. Adorava Peppino De Filippo, diceva, era un attore come Peppino De Filippo. Non è vero, mai... Scarpetta era il padre di Edoardo. E come no? Edoardo Scarpetta. E certo, Edoardo Scarpetta era il padre naturale di Edoardo, Peppino e Titina De Filippo. Poi, insomma, all'epoca non si potevano... riconoscere, ma la storia, diciamo, di Edoardo Scarpetta è una storia lunga rispetto alle donne, rispetto a, anche perché, insomma, si diceva di Maradona che faceva gol e figli da tutte le posizioni, no? In realtà Scarpetta era addirittura peggio probabilmente sotto questo punto di vista, tant'è vero che aveva molti figli illegittimi che erano nati appunto da relazioni diverse. Questi, i tre De Filippo, nacquero da Luisa De Filippo, che era una nipote della moglie di Edoardo Scarpetta, la quale cominciò a frequentare la compagnia e quindi poi successe quello che è successo. E Luigi, il primo marzo della Biagio Izzo, sì, presenterà la commedia, sarà una commedia, non mi sbaglio? Sì, La coppia strana, che ci riporta a La strana coppia. Qualcuno di voi forse avrà visto questo testo americano,
E poi avrà visto evidentemente anche al cinema probabilmente. Lui e Mario Porfito saranno i protagonisti, una coppia collaudatissima. E Mario è uno degli attori più bravi che noi abbiamo oggi. Ma poi diciamo, lui è molto camaleontico tra l'estate e l'inverno. Sì. Per esempio, vedi quell'auto Velox. Era divertente. Bellissimo, lui sì, è una cosa straordinaria. Come no? Ma Biagio, scusami, a prescindere dal divertimento, dall'attore comico, ripeto, Biagio è un attore di una bravura, vi assicuro, è proprio di una bravura. Poi innamorato di Agropoli, l'altra sera siamo stati insieme al Tre Conghigli là. Sì, sì. Volevo dirti, al di là di questa, della rassegna, della stagione e tutto, esiste ad Agropoli, e tu lo sai benissimo, perché esistono delle realtà, per esempio Umberto da Clerico, Antonio Speranza e altri attori, piuttosto che Caruccio e altri, no? Che comunque avranno loro spazio, diciamo, in questo teatro, per delle cose, diciamo, loro, mi sbaglio, cioè come funziona? Ma ci mancherebbe altro. Il teatro è aperto alla città, è stata la prima cosa, ma... diciamo, abbiamo parlato di Umberto, per esempio, lui ve lo potrà confermare. Umberto voleva fare questo spettacolo che Fratelli di Sangue a dicembre, e fui proprio io a dirgli: ma scusa, invece, perché non lo facciamo a novembre, prima della stagione teatrale, come anteprima della stagione teatrale, come primo spettacolo di teatro di questo nuovo corso? A me farebbe piacere che fosse così. E infatti poi è andata così e io sono stato contento di questo. Per dire, cioè, la massima collaborazione per quanto mi riguarda, ci mancherebbe altro. Ad aprire il teatro alle scuole come già avete fatto gli altri anni. Senza nessuna ombra di dubbio. Ci sono già molte compagnie, per esempio, che sono richieste da tutta Italia per poter utilizzare il teatro De Filippo per accogliere gli alunni, appunto, delle scuole che ci sono ad Agropoli, non solo ad Agropoli, anche nel circondario. E noi stiamo dando a tutti la possibilità di poter usufruire della sala. Come sapete, dall'anno scorso c'è un regolamento per poter utilizzare il teatro con delle tariffe, come è giusto che sia. Anche se probabilmente queste tariffe potrebbero essere riviste, almeno per quanto riguarda le scuole, per esempio. Questa è una cosa della quale stiamo parlando anche con il sindaco, il quale si è reso immediatamente disponibile rispetto a questa variazione. Ecco, quindi è una cosa, oltretutto, che mi sembra giusta. Ma per l'amor di Dio, il teatro è aperto, è la prima cosa della quale abbiamo parlato. E Luigi, tu in precedenza hai citato il ministro allo spettacolo, ci sono anche altri personaggi, perché non organizzare, no? Per esempio, dei convegni e dibattiti invitando il ministro a fargli visitare magari la struttura, questo è napoletano ed è uno che è molto vicino alle esigenze vostre, della vostra categoria. Come no? Ecco, usare questo teatro, questi spazi anche per questi convegni, magari anche qualche attore importante, farlo parlare, non soltanto farlo recitare, ma farlo parlare realmente dei problemi del teatro e rendere nazionale, anche affrontare questi temi nazionali. Sì, certamente, sì, è una ottima idea. Ed è, ti dico, abbiamo anche già pensato di fare, oltretutto nel mio programma ci sono una serie di appuntamenti che esulano dallo spettacolo dal vivo, e quindi proprio in questo senso, cioè convegni, incontri, non solo con attori ma anche con persone che possano in qualche modo tirare dentro anche i più giovani, ripeto, perché poi alla fine noi dobbiamo creare non solo un futuro al teatro, ma dobbiamo far sì che il futuro dei nostri giovani sia migliore, e noi lo possiamo fare veramente tramite il teatro, tramite queste forme d'arte. Vedi, noi prima parlavamo di Napoli e parlavamo di dell'Unità d'Italia, no? Dopo l'Unità d'Italia, immediatamente dopo si è creata la cosiddetta questione meridionale, no? Con un'emigrazione di massa, che non solo nel nord dell'Italia sono andati i nostri operai, ecco, ma anche all'estero, andavano in Argentina, andavano in America, e questa è stata un flusso continuo, diciamo, dalla seconda metà del 1800, è una cosa che di fatto purtroppo ancora continua. Allora, al sud, noi del sud non possiamo competere
da un punto di vista industriale, con la potenza nord. Va bene? Una volta assodato questo, possiamo però certamente dire che il sud non solo può competere con il nord in quanto a patrimonio culturale, materiale e immateriale, ma addirittura lo supera. E allora noi dobbiamo investire nella cultura. Dobbiamo far sì che i nostri ragazzi, i nostri giovani, abbiano la possibilità di avvicinarsi alla cultura, perché tramite la cultura noi possiamo anche dar loro un futuro, possiamo dar loro uno sviluppo. Perciò io, quando l'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, Franco Alfieri, presidente dell'Unione dei Comuni Pestum Alto Cilento, si candidò a Capitale della Cultura Italiana 2024, addirittura arrivando tra le prime 10, quella è una strada. Io ho cominciato a vedere le stelle dappertutto, perché quella è una strada importantissima, è un solco che è stato creato, che è fondamentale e che va in una direzione, secondo me, giustissima. Cioè la direzione della cultura, dobbiamo investire verso la cultura e tutto ciò che evidentemente è intorno alla cultura. Capaccio avrà il Cineteatro, sì. Sarà bellissimo. Me lo auguro, certo, certo. Quindi se più se ne aprono meglio è. Sì, quando c'è evidentemente poi un'azione sinergica. Io penso che questo sia possibile, quindi sono felice che anche Capaccio Pestum abbia il proprio cineteatro. Dovrebbe succedere, mi pare, a dicembre del 2023, quindi insomma, si tratterà di aspettare ancora poco. Beh, è un territorio che cresce e cresce tanto. Beh, d'altronde, non è... Lo dico senza piaggeria, ma noi abbiamo la fortuna di avere Franco Alfieri. Ragazzi, insomma, io dire, ma possiamo parlare fino a dopodomani, potete dire tutto quello che volete, ma qua stiamo parlando chi di un ragiona, campione. No, no. Chi ragiona guarda Franco Alfieri come una grandissima risorsa. Madonna, sai. Questi giorni il presidente della provincia. Adesso ancora di più potremo, diciamo, beneficiare di una figura così importante, non solo a livello provinciale. Insomma, voglio dire, è veramente è sotto gli occhi di tutti. Pierluigi, siamo in conclusione. Volevo ricordarti di dirci quell'aneddoto su questi fantasmi. Ah, sì. Allora, no, è legato a una cosa che sto organizzando, che è la presentazione di un libro. La presentazione di un libro molto importante che uscirà fra pochissimi giorni ed è il nuovo libro di Giulio Baffi. Giulio Baffi è il decano dei critici italiani, critici teatrali italiani, è stato il responsabile della pagina della cultura di Repubblica e lo è ancora, mi sembra. E Giulio ha scritto questo nuovo libro su Edoardo De Filippo, perché Giulio Baffi ha lavorato con Edoardo De Filippo al Teatro San Ferdinando. E verrà a presentare il libro il 2 dicembre, questo ve lo dico in anteprima, ad Agropoli, nel teatro intitolato Edoardo De Filippo, Giulio Baffi verrà a presentare questo libro. Insieme con lui ci sarà anche il direttore della Fondazione Edoardo De Filippo, che è Francesco Somma. E proprio oggi ci siamo sentiti perché stiamo preparando una chicca, ecco, diciamo così, insieme con la presentazione ci saranno delle proiezioni, però invece di proiettare le solite cose di Edoardo, magari film, magari una commedia, come era inizialmente nell'idea, probabilmente riusciremo a proiettare dei frammenti di discorsi di Edoardo, che erano soprattutto legati al sociale, perché Edoardo per esempio faceva molto per i ragazzi di Nisida, faceva molto per le persone, per le persone meno abbienti in generale, e poi anche per i giovani. E poi c'è, a proposito di questi fantasmi, c'è un video che dura circa un quarto d'ora, che è la famosa chiacchierata con il professore Sant'Anna, però che Edoardo fece parlando del piano Marshall. E stiamo parlando inedita. Inedita, assolutamente inedita, che sono delle cose che ha la fondazione. E quindi ecco, mi sembra, insomma, mi piace questa idea. È un bel comunicato. Mamma mia, il 2 dicembre. Tra l'altro questi fantasmi ci hanno fatto anche le pubblicità televisive, quindi... Però io volevo chiudere con te in maniera scontata, perché voglio essere anche un pochettino retorico, perché ogni tanto... Che se ne dica la retorica fa bene. Come no? E i latini ce lo insegnavano, insomma, ce lo insegnano. E allora, Pierluigi,
Napoli Milionaria ad Abassano Tada, nella nostra contemporaneità. Ci troviamo nel pieno ancora o quasi fuori dalla pandemia. La guerra in Europa, come in altri stati, imperversa. Siamo nel pieno della nottata. Ma io penso che siamo... Vabbè, allora, partiamo dal presupposto che io sono un inguaribile ottimista. Salutata è ottimista. Sì, è da passare, però vuol dire che ci troviamo adesso nella nottata. Sicuramente ci siamo trovati in una nottata buia. Io invece ho l'impressione che adesso cominceremo a vedere la luce. E questo per quanto riguarda la fase globale. Per quanto riguarda noi direttamente nel Cilento, anche credo che abbiamo passato dei periodi, evidentemente come tutti gli altri, particolari, molto bui, ma adesso secondo me noi più di altre realtà territoriali possiamo vedere una luce più sfavillante. Io sono convinto, proprio e rifacendomi sempre al discorso dell'investimento sulla cultura, se noi andiamo verso questa direzione avremo certamente giorni felici. Però questa ultima considerazione mi trascina a farti un'altra domanda. Io ho l'impressione che gli agropolesi, Agropoli, guardi meno al Cilento rispetto a realtà come Castellabate e come Valle della Lucania. Cioè loro mettono più il Cilento in primo piano, noi invece siamo abituati a mettere più Agropoli in primo piano. Ti risulta questo? Ma no, forse perché Agropoli io penso si senta fortemente parte del Cilento. Io penso che questa tua osservazione, che pure trovo giusta, sia dovuta al fatto che Agropoli è la città più grande del Cilento e dunque... insomma, Agropoli anche da un punto di vista di infrastrutture, insomma, oggi ecco, anche solo avere un teatro, no? Ripeto, sperando di poter presto ripristinare tutti i servizi di tutte le infrastrutture fondamentali di cui c'è bisogno per una collettività, ma comunque Agropoli è una città molto importante da un punto di vista strutturale e infrastrutturale, anche per come è collocata. Non, abbiamo una stazione ferroviaria e oggi è per esempio fornita non solo dei treni normali regionali ma anche dall'alta velocità sia da Italo che da Trenitalia. Insomma, questi sono dei passi. Abbiamo il porto. Insomma, Agropoli è una città importante del Cilento. Oserei dire certamente la città più importante del Cilento, anche perché è quella che si avvicina di più, no? Al resto dell'Italia. Sembrerà strano, però è stato sempre così, no? Quelli un po' più vicini. Ciò non toglie, anzi, questo non significa che gli altri paesi o le altre città del Cilento non abbiano importanza, anzi, hanno grandissima rilevanza, soprattutto perché, per esempio, sappiamo della dieta mediterranea in una determinata zona, sappiamo di altre peculiarità di questi paesi del Cilento, ma è evidente che è normale che loro facciano capo per certi aspetti ad Agropoli e che Agropoli si senta la capitale del Cilento, perché poi alla fine mi sembra che questa fosse una denominazione scontata, insomma, prima ancora che noi parlassimo di questo. Quindi, insomma... Luigi, ma riesci a portare tanta gente al teatro, ma non riesci a portare chi invece riesce a portare a mare, cioè a Carlo Marrazza. Ah, lo mio... porti al mare, non lo porti al teatro. Il mio amico Carlo, in realtà devo dire la verità, è venuto Carlo, è venuto qualche volta. La sua presenza dovrebbe essere più, diciamo, più costante. Ah, se lo fosse io ne sarei felicissimo, proprio perché Carlo è il ragazzo di una... cioè posso dire ragazzo, siamo coetanei con Carlo, insomma. Ma voi siete ragazzi anche della scuola. Carlo è persona veramente di intelligenza molto arguta. Verrà al teatro a vedere Bucci Rosso, perché sennò... Speriamo. Cartellino rosso. Lo stiamo invitando. Quindi, siamo... È bella questa chiacchierata colloquiale, mi piace tanto. Grazie. Grazie a te Pierluigi per la tua presenza. Io spero di averti un'altra volta, magari anche a metà stagione teatrale. Facciamo un bilancio e parliamo poi della coda del molto volentieri. Ti invito adesso a chiudere con uno spot verso il teatro. Ah, beh, frequentate il teatro a prescindere dallo spettacolo, quindi dall'acquisto dei biglietti, dallo spettacolo, frequentate il teatro,
perché come ho detto, il teatro veramente ci dà la possibilità non solo di divertirci, di riflettere, di pensare, anche di commuoverci, e quindi tocca le corde della nostra sensibilità. Il teatro è molto importante. D'altronde il teatro è nato con l'uomo e non finirà mai, finirà con l'uomo. Lo dicevano in tanti, lo ha detto anche Edoardo De Filippo, e c'è una bellissima frase che c'è, appunto, è impressa su uno dei due muri esterni del nostro teatro. Dunque, frequentate il teatro. Il teatro è vivo, ma il teatro è vivo se voi frequentate il teatro, se voi fate vivere il teatro. Ripeto, non solamente per assistere agli spettacoli, ma proprio frequentarlo, essere parte attiva di un miglioramento culturale che fa parte di un processo molto più ampio, che in questo momento il nostro territorio sta veramente sviluppando. La ribalta è un ridimensionamento magari del mondo, cioè tu in quella scena, in quei 50 metri quadrati, c'è una parte del mondo, quindi è riportato, guarda, non mi sbaglio. Senza dubbio, è proprio così, il teatro è lo specchio della realtà. Noi ci specchiamo nelle storie che vediamo in teatro. Qualche volta ridiamo perché ridiamo di noi stessi, o piangiamo perché piangiamo di noi stessi. Quando vediamo uno spettacolo di Biagio Izzo, per esempio, e ridiamo di quello che sta facendo l'attore in quel momento, ma è chiaro che quell'attore sta facendo ciò che siamo noi nella vita. Il teatro è lo specchio della realtà. Mi ricordo, per esempio, uno spettacolo meraviglioso che vedemmo qualche anno fa, è Il padre di Florian Zeller, che poi è stato un film che ha vinto addirittura l'Oscar, con un'interpretazione magistrale di Alessandro Haber. Insomma, anche quello era malato di Alzheimer, ecco. E quindi Florian Zeller ha scritto questo testo dandoci proprio contezza di quello che succede a una persona affetta da questa malattia. Ecco, il teatro siamo noi. Quello che noi vediamo è uno specchio della realtà. Per questo poi, ripeto, il teatro è nato con l'uomo, e finché ci sarà una persona disposta a raccontare una storia e un'altra disposta ad ascoltarla, il teatro non finirà mai. D'altra parte, le patologie spesso gli scrittori usano, la fortuna con la F maiuscola, ditegli sempre di sì, ci sono anche tante altre, no? Come no? Ditegli sempre di sì, Edoardo De Filippo, insomma, Curcio, la vena di pazienza, Curcio De Filippo per quanto riguarda Armando Curcio per La fortuna con la F maiuscola. Tu hai citato un testo che insomma è stato uno dei più grandi successi dei fratelli Giuffrè, con i quali io ho lavorato. L'ultima presentazione e lì pure, insomma, c'era questa malattia, insomma, questo ritardo del giovane Enricuccio, con un'interpretazione straordinaria di Aldo Giuffrè, che penso sia stato uno dei più grandi attori del Novecento. Ma se ci penso, veramente ho avuto una fortuna incredibile. Ma tu hai recitato vicino a questi grandissimi monumenti. Una fortuna, una fortuna incredibile. Ma qual è quello che ti ha dato di più? Tutti ti avranno dato, ma... Tutti indistintamente. Però se devo dire... per affetto, ecco, per un affetto, Aldo Giuffrè, perché Aldo Giuffrè mi prese e mi portò su un palcoscenico, mi catapultò su un palcoscenico, letteralmente. Aldo mi fece debuttare nel Medico dei Pazzi di Scarpetta, facendo Ciccillo, e quindi facendo un protagonista con lui. E quella è l'edizione con Carlo. Perché io ho questo piccolo record, questo lo posso dire tra di noi, insomma. Ho fatto questo spettacolo, Il Medico dei Pazzi, io l'ho fatto in tre edizioni diverse, con tre attori diversi: Aldo Giuffrè, Carlo Giuffrè e Carlo Croccolo. E in tutti e tre gli allestimenti, in tutti gli spettacoli, ho fatto sempre lo stesso personaggio, che era Ciccillo, che poi era il ruolo che Aldo Giuffrè faceva nel film con Totò, cioè il film di Totò, insomma, era anche una parte importantissima. Quello era era il Felicello, si dice, insomma, nel gergo, il Felicello, il felice giovane, ecco, che erano le parti che Scarpetta scriveva per il figlio. Mi devi consentire anche una divagazione di carattere molto personale. Ma tutti questi tuoi successi artistici, ma non esageriamo, tu non hai mai, di cui non ti sei mai vantato, anche se potresti farlo, quando tornavi a casa,
la signora Paola e il professore Iorio, cosa ti dicevano? Una curiosità questa che ho un avvito. Perché... Allora, le mamme, sai, sono sempre... normalmente le mamme sono più espansive dei papà, e insomma questa è una cosa normale, quindi mia mamma è stata sempre molto espansiva, mi ha seguito moltissimo, oltretutto, quindi era sempre molto felice. È una delle napoletane per bene, quindi... Mia mamma è napoletana, certo. Poi napoletana. Dobile, di Napoli. Ma ecco, a proposito di questo, io mi sono avvicinato al teatro, anzitutto perché, per due motivi. Il primo motivo fisico è perché mio nonno, il papà di mia mamma, che tu conosci, sì, che tu hai conosciuto, ci ha dato spesso la possibilità, perché loro andavano a teatro normalmente, mio nonno andava a teatro normalmente e quindi mi portò a teatro e io grazie al nonno ho visto delle cose incredibili. Io per esempio al Teatro Politeama a Napoli, che adesso purtroppo non è chiuso, non lavora, cioè, non è che è chiuso, non fanno più le stagioni, ma il Teatro Politeama a Napoli è un teatro meraviglioso a Monte di Dio, in centro, sopra la piazza del Plebiscito, per intenderci. Al Teatro Politeama vidi I Sette Re di Roma di Gigi Proietti, che è uno degli spettacoli più imponenti che siano mai stati fatti, con un attore che era un cavallo di razza di quelli galattici, per dire. Quindi come fai, Elia, a non appassionarti al teatro dopo aver visto Proietti? Quindi questo è il motivo fisico. L'altro motivo, che è un motivo un po' più sentimentale, è certamente questa cosa mi è stata trasmessa da mio padre, da mio padre, il quale... spesso ci parlava di Edoardo De Filippo, spesso ci parlava del teatro, e quindi certamente lui mi ha, diciamo, sentimentalmente avviato a questa carriera. E oltretutto papà, insieme con altri, insomma, della sua generazione, è stato, credo, tra i primi, il primo a fare il teatro. Cioè, di fatto le prime commedie, mi pare, a memoria, perché io non c'ero ovviamente, però rispetto anche a quello che si sa, insomma, le prime commedie le facevano loro del circolo, perché c'era questo circolo, Il Fortino si chiamava, era un circolo culturale. Sì, ma che ti diceva quando... Vuoi sapere che mi diceva? Beh, il prurito è quello. Il prurito è quello. Allora, mio padre, sai che non è di moltissime parole. Lo so. Dunque, mi è bastato sempre un cenno, uno sguardo, anche solo un sorriso, per capire della sua approvazione o no. E devo dire, questa cosa è capitata molto spesso. E quindi quello era il giudizio, secondo me, proprio per la serietà della... Poi... Per Luigi, tu in famiglia adesso hai anche un fotografo professionista. Ah, cioè mia moglie. Mia moglie. Io credo che lei, che ha una vista critica molto, molto, perché i fotografi sono critici. Per natura. Mamma mia, è criticissima. Cioè, io mi immagino, se lei dovesse venire a fare un servizio fotografico, quella lavora benissimo, devo dire. Grazie. Mentre tu fai uno spettacolo, immagino lei da dove potrebbe partire. È capitato già, insomma, quindi oltretutto chi fa il fotografo, quindi chi... Lavoro difficile. È un lavoro difficilissimo, certo, perché tu devi... oggi abbiamo i telefoni, e soprattutto ci sono i video che imperversano, quindi catturare un momento, per certi aspetti oggi è ancora più difficile. Molto più difficile. Sebbene ci siano questi aggeggi digitali che consentano, diciamo, per certi aspetti una facilità, per molti altri una difficoltà maggiore. Ma lei mi spiegava queste cose, ma ovviamente adesso non vi posso tediare con questo. Però, insomma, devo dire che questa difficoltà ovviamente presuppone un lavoro precedente, uno studio precedente e certamente un occhio, che è un po' anche registico. Perché se vogliamo, il fotografo è un po' un regista di una scena che si sta facendo e deve catturare le emozioni di quello che sta succedendo in quel momento in un solo scatto, ma in una scena però che si sta facendo. Quindi, diciamo, è anche un po' regista. Sì, ma me ne ha dette un sacco, voglio dire. È capitato che è venuto a fare le foto per degli spettacoli che io ho fatto, devo dire che, insomma, è sempre molto critica anche nei miei confronti, ma come è giusto che sia, perché l'artista non può essere pagnottista, dico io,
facendo questa rima semplice, l'artista deve essere sincero, soprattutto con se stesso. Perciò Luigi, questo forse tu non... adesso quando ci fai vedere qualcosa al Cinema di Filippo? Allora, questa leva che sto facendo, che sto organizzando, sarà propedeutica proprio per questo, perché devo dire, adesso ho proprio voglia di... Per un po' di tempo non ho avuto molto, devo dirlo, lo dico sinceramente, ti faccio questa confessione, non ho avuto molta voglia di salire sul palcoscenico, per molti aspetti, adesso invece ho voglia, quindi voglio tornare sul palcoscenico, farò delle cose ancora dietro le quinte, tra virgolette, ho una regia a maggio del 2023 a Milano, uno spettacolo che debutta a Milano, con un mio amico ormai, perché siamo ormai amici, è una storia di calcio, una bella storia. Ma di calcio, fagli scongiuri in giro lo scudetto, fagli scongiuri. Io non parlo del Napoli, non se ne parla, quindi insomma non se ne può parlare, non se ne deve parlare, non ne possiamo parlare, è fortissimo, insomma, è una squadra fortissima, vabbè, solo questo possiamo dire al momento, e ci sarà uno spettacolo che avrà a che fare non con Napoli, ma con alcuni argentini che hanno fatto la storia del calcio. Poi magari quando sarà ti racconterò anche di questo. Però devo dire, non vedo l'ora veramente di rimettermi in gioco sul palcoscenico, perché quella adrenalina che per un periodo non mi è tanto interessata, invece adesso è ritornata, e allora... Questi allora sono gli attori d'altra parte, perché sono come i calciatori, quando non sono in giornata ti fanno due o tre gol, quando non sono in giornata magari non vogliono manco scendere in campo. È così. Grazie a Pierluigi Orio, grazie soprattutto per l'impegno, perché avere una stagione teatrale ad Agropoli, secondo me, adesso non è che ci stiamo, voglio dire, non ci riflettiamo molto, ma avere una stagione teatrale è una delle cose più difficili e più importanti che ci possono essere, secondo le mie vedute, in un centro di 20.000 abitanti. Ci dà lustro, senza dubbio, ci dà lustro. Allora, anzitutto ci dà la possibilità di poter vedere il grande teatro, e quindi non dobbiamo spostarci per andare a Salerno o a Napoli, insomma, a vedere... Poi ci possiamo andare, ci mancherebbe, a Napoli, anzi io te lo dico sempre a quelli che dicono ma io vorrei andare a vedere, vai, devi andare a Roma, a Napoli, dovunque, perché il teatro va visto. Però è chiaro che avere la possibilità di avere sotto casa una stagione teatrale, che non lo dico io, ma insomma è opinione diffusa, che non ha nulla da invidiare, insomma, a stagioni teatrali di grandi città, ecco, questo mi lusinga molto e mi fa piacere, ma fa piacere non è che mi fa piacere per me, mi fa piacere per la comunità nella quale io vivo, nella quale io ho scelto di vivere, e che ovviamente voglio che sia sempre agli onori della cronaca positiva, almeno per quanto riguarda questo, cioè per quanto riguarda il mio settore. Io, d'altronde, è stata la mia missione dall'inizio. Insomma, ma quando... c'è un novembrino, sei uno scorpione, quindi non mi sbaglio. Io sono ottobrino. Ah, sì, sì, sì. Io sono di ottobre, sono una bilancina ottobrina. Grazie a Pierluigi. Grazie a te, Sergio, veramente. Invitiamo tutti quanti ad andare al teatro, al cinema. Ma anche tu, però, tu verrai a trovarmi, certo, immagino. Ma a me mi piace, io se devo scegliere tra l'Agropoli e il teatro, vado al teatro. Immagina un po'. E che è successo? Perché sì, così? Perché tu Bucci Rosso non è che ce l'hai ogni domenica. Ah, questo pure è vero. Quindi non mi sentirei un traditore nei confronti dell'Agropoli, verrei a vedere Bucci Rosso e non l'Agropoli, però per fortuna gli orari sono divergenti, quindi tutti al teatro e tutti a vedere l'Agropoli. Ti aspetto così come aspetto tutti. Affrettatevi, anche perché devo dire, questa notizia in chiusura, che anche questa è molto piacevole, abbiamo messo in vendita i biglietti martedì scorso per tutti gli spettacoli, ma per lo spettacolo di Bucci Rosso stanno terminando, c'è stato un assalto, quindi meglio così. Bene così. Grazie per lui. Vi aspetto tutti, grazie a te, Sergio.